Sarà voce della minoranza Elisabetta Barone, la candidata sindaco al comune di Salerno della coalizione che da sinistra si opponeva alla maggioranza che con 11.479 consensi ed una percentuale pari al 16,76% conquista una poltrona in consiglio con altri 4 candidati delle 7 liste che l'hanno sostenuta per la campagna elettorale che hanno raggiunto una percentuale di consensi utili a far scattare i seggi. Confidava nel ballottaggio, ma il giorno dopo la conferma del risultato elettorale parla di un risultato inedito che le ha permesso in meno di 2 mesi di ottenere tanti consensi. Un punto di partenza per realizzare l'alternativa, ha dichiarato questa mattina ai nostri microfoni. Sono una persona libera, ha ribadito Elisabetta Barone. Non appartengo a nessuno, sono una voce libera che ha dato voce alla città. Se ci saranno proposte interessanti per i cittadini salernitani, le sosterremo, altrimenti saremo vedetta per difendere i diritti di questa città. Sono davvero felice perché più di 11.000 elettori mi hanno dato mandato a rappresentarli e questo è un risultato assolutamente inedito perché la mia candidatura è nata il 27 luglio e quindi in meno di 2 mesi ho avuto modo di farmi conoscere da tante persone, ma sicuramente ci sono tanti che non mi conoscono ancora per nulla e quindi questo è un risultato che è un punto di partenza da cui sicuramente sarà possibile organizzare un'alternativa ancora più significativa in questa città. Con lei per questa battaglia elettorale alcuni candidati consiglieri che facevano parte della maggioranza, più volte anche a lei è stata attribuita questa etichetta di essere stata una deluchiana. E io penso che il tempo è un galantuomo e si vedrà. Cosa si sente di rispondere? In merito anche il sindaco ha rimarcato più volte nel corso dei suoi interventi di quest'altra maggioranza. Allora, io non appartengo a nessuno, sono una persona libera, non ho scheletri negli armadi, sono una voce libera che ha dato voce a tanti cittadini liberi di questa città. Per questo posso consentirmi un'opposizione serena, costruttiva, nel senso che sarà per il bene di questa città. Quando ci saranno proposte interessanti per i cittadini, le sosterremo, altrimenti saremo vedetta, saremo voce che darà possibilità ai cittadini salernitani di essere presenti in Consiglio Comunale e di difendere e tutelare gli interessi della città.